Al centro dell'attenzione dell'aula il presidente della regione Cristian Solinas, contro di lui la mozione di sfiducia da parte dell'opposizione, primo firmatario Gianfranco Ganau del PD. Il governatore è stato indicato come responsabile per aver espresso in conferenza delle regioni il parere favorevole al disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata, che non è stato oggetto di confronto con le parti politiche e le parti sociali, svilendo così il ruolo del Consiglio regionale. Non è stato coinvolto neanche il Consiglio regionale, si è andati in maniera autoreferenziale a dare un parere e noi per questo crediamo che il Consiglio regionale debba dare una risposta forte alla scelta che ha fatto il Presidente della Regione in assoluta autonomia, rivendicando il proprio ruolo e quindi anche è una questione di dignità politica da parte di tutti i consiglieri regionali. Una seduta che prevede l'esito scontato della maggioranza che voterà contro la mozione, ma l'opposizione è pronta a rimarcare le criticità e le mancanze della legislatura Solinas. Un dibattito in Consiglio regionale deve esserci, doveva esserci prima che la Regione Sardegna in qualsiasi modo rappresentasse la propria posizione, questo è avvenuto solo a posteriori. La mozione di sfiducia è più che mai giustificata anche da tutta la lunga serie di fallimenti che la Giunta regionale sardo-leghista ha collezionato in questi anni. D'altra parte, il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, dichiara opportuno che l'opposizione esprima la propria posizione sull'autonomia differenziata. Il Consiglio regionale della Sardegna è stato protagonista del disegno di legge autonomia differenziata, tanto che è stato ispiratore di una modifica che ha previsto il principio di insularità nel nuovo testo approvato in Consiglio dei Ministri ed è stato quindi il primo Consiglio regionale ad essere concretamente incisivo rispetto a un testo importante.